che speriamo che prima o poi calchi con la maglia del Dertona il Fausto Coppi. C'è il tiro di Manasev che non riesce però ad impensierire Tapper. Prima conclusione dietro, Manasev prova a liberarlo, invece decide di allargare per Sakà. Se la porta su Mancino, Sakà è bellissimo il cross sul secondo palo, ma arriva là. Questo è un rigore clamoroso. Non riesce a difendere a maniera il pallone, ne approfitta Manasek che però sbaglia tutto nel rilancio, servendo invece di Sakà, Nouri arriva alla sola posizione di Gagliardi che si libera abilmente di Como che fa una rete spettacolare, Mancino che finisce sotto l'incrocio, brutta palla, larga sulla sinistra per Turkes, poi per Cicco, la palla in mezzo per Romerone in zona tiro, Romerone da solo davanti al portiere, rigore! calcio di rigore per il Bertona, ha ragione Beppe. Tutto pronto per la battuta. Il fallo abbastanza netto ai danni del numero 23 del Dertona ha consentito così di portarsi dagli 11 metri. Parte la rincorsa di Romerone e la parata. Manasev sul punto di Barani che la raccoglie al limite dell'area. Accentra da Rigo. Ancora Turchetti, ritacco benissimo per Cicco. Cicco in zona a tiro, Cicco si strozza troppo la traiettoria, dunque larga da Rigo. E subisce un fallo bruttissimo da parte di Brigliano, infatti cartellino rosso diretto per il centrale del Sarreca che sta cercando di rendersi più protagonista in questa fase finale del match. Infatti ora recupera palla ai danni di Nouri, Sakà a internare sulla destra, la palla è buona per Romero, anticipato dall'ottimo intervento di Michailovski e poi lui.